Bene, allora proseguiamo in questa direzione e andiamo ad applicare nuovamente il teorema di Robert-Chebyshev ad un altro quadrilatero che abbiamo studiato con maggiore dettaglio, che è proprio il quadrilatero a cavalletto di Chebyshev. Ok? Quindi andiamo a vedere quali sono i quadrilateri affini al quadrilatero di Chebyshev. Questo è il quadrilatero a cavalletto di Chebyshev, quindi questo è A, questo è B. Bene, noi abbiamo sviluppato anche delle formulette di progetto, ok, con l'obiettivo di ottenere una traiettoria rettilinea approssimata, cosa che è possibile per esempio facendo riferimento a questo punto di Biella, situato ancora una volta nella mezzeria della lunghezza dell'inca AB di Biella. Ok? Ma in questo caso noi siamo interessati, come detto prima, a trovare i quadrilateri affini. Quindi andiamo ad applicare il teorema di Robert-Chebyshev a questo quadrilatero. Ancora una volta succede qualcosa di strano, perché ancora una volta, così come nel parallelogramma di Watt, il punto tracciante di interesse è il punto medio dell'inca AB. Quindi se vado a costruire il triangolo dei perni, ho ancora una volta un triangolo schiacciato. Va bene? Ma ora siamo diventati bravi, quindi il triangolo dei perni diventa questo. E questo è appunto e con zero, va bene? Esattamente nella mezzeria dell'inc di telaio a 0 B0 per i motivi analoghi a quelli spiegati a proposito del parallelogramma di Watt. Ok? E proseguiamo con la costruzione appunto dei quadrilateri affini. Quindi vado a considerare questa parallela all'inc a 0A e quest'altra parallela ad AB, in realtà ad AM. Quindi individuo questa cerniera, traccio delle linee di costruzione per ottenere una figura più precisa, bene, questo è il punto C. Sul link CM dovrei andare a riportare un triangolo simile a quello di Biella, che è un triangolo schiacciato, quindi lo vado a riportare qui sopra, ma il punto E di questo triangolo simile si trova naturalmente sulla mezzeria di questo link in questo caso. Quindi questo è il punto E. Chiaramente questo link non è spezzato ma è continuo, e poi dovrei congiungere E con E con 0. Quindi abbiamo ottenuto il quadrilatero affine
a 0, C, E e 0 con M punto tracciante della traiettoria. Le traiettorie sono naturalmente identiche, quindi questo punto traccia la stessa traiettoria del quadrilatero a cavalletto di Chebyshev. Naturalmente lo stesso discorso vale sulla destra della figura. Abbiamo questa parallela, anche qui riporto delle linee di costruzione. E individuo questo punto e quindi possiamo tracciare anche in questo caso un secondo quadrilatero affine nel rispetto del teorema di Robert-Chebyshev. Quindi questo è il punto D e questo è il punto F. Come vedete, in questo caso il meccanismo a sinistra e sulla destra sono semplicemente ribaltati, no? Speculari rispetto all'asse di simmetria, perché? Perché già il quadrilatero di partenza presentava una simmetria rispetto a questo asse. Quindi in effetti otteniamo due quadrilateri affini, quelli gialli, che sono sostanzialmente identici. Va bene? Ma il risultato è molto interessante. È molto interessante e cerchiamo di andare un po' più a fondo in merito a questo punto. Allora, se vi ricordate le formulette di progetto del meccanismo a cavalletto di Chebyshev, noi abbiamo detto che A con 0 A, che è uguale a B0 B, è uguale a B. L'abbiamo indicato in questo modo. E ancora abbiamo detto che A0 B0 è uguale a C e che AB è uguale ad A. Le formulette di progetto erano le seguenti. C su A uguale a 2 e B su A uguale a 2.5, cioè uguale a 5 mezzi. Queste erano le formulette di progetto. Vi ricordate, le abbiamo derivate considerando come posizioni estreme quelle per cui la biella si trovava in questa posizione verticale o in quest'altra posizione verticale. Quindi definendo queste tre configurazioni del quadrilatero, imponendo queste, abbiamo ricavato come conseguenza queste formulette di progetto che ci consentono di avere una traiettoria rettilinea approssimata che appunto arriva sostanzialmente su queste posizioni estreme, ok? In realtà prosegue anche fuori, la traiettoria qualitativamente è di questo tipo, ok? Chiaramente dovrebbe essere simmetrica rispetto a questo asse di simmetria. Va bene? Questa è una traiettoria molto importante nelle applicazioni, perché come vedete ha un tratto all'incirca rettilineo e un tratto curvilineo, che è molto utile nelle macchine automatiche per lo scavallamento dei pezzi, quindi per l'avanzamento di pezzi in modo alternativo, quindi una fase di spinta e una fase di scavallamento. Molto utile nelle applicazioni. Ma dal punto di vista pratico, applicativo, il quadrilatero di Chebyshev di partenza non è molto conveniente nelle applicazioni. Perché? Perché abbiamo due bilancieri, ok? Due bilancieri, e questo può darci fastidio. Viceversa, se noi andiamo a prendere un quadrilatero affine, che viene spesso associato ancora al nome di Chebyshev, ma in realtà
è associato anche al nome di Oken, conosciuto anche come lambda mechanism, lambda perché vedete che ha la forma di una lambda, quindi questo ci aiuta a ricordare, detto lambda mechanism, e qui il fatto importante è che questo quadrilatero è manovella bilanciere, quindi ottengo la stessa identica traiettoria, blu, molto utile nelle applicazioni pratiche, ma ho una manovella. Il fatto di avere una manovella è una grande cosa, perché questo mi consente di mettere un motore qui, cioè di entrare con il moto qui, e quindi ho una situazione manovella bilanciere e riesco a percorrere questa con continuità, quella stessa identica traiettoria, però con un grande vantaggio applicativo perché ho una manovella bilanciere. Ok? Ecco, questo lo possiamo tranquillamente verificare se andiamo ad applicare la regola di Grashof. Ok? Quindi, dunque, con riferimento al lambda mechanism, quindi a quello affine, noi cosa abbiamo? Queste erano le formule di progetto del quadrilatero di partenza. Invece in questo caso che cosa otteniamo? È abbastanza evidente perché ci sono molte simmetrie. Cioè posso scrivere cosa? Che A0C, lo faccio in giallo per distinguerlo dalle forme di progetto di quello di partenza, quindi A0C in effetti è uguale a che cosa? Ad A mezzi. Giusto? Quindi questo link, che dimostriamo essere una manovella, ha una lunghezza a mezzi, cioè la metà della lunghezza della biella AB. Poi OCE, che come vedete qui sono sempre le diagonali di un rettangolo che si dividono a metà, quindi CE, che poi è anche uguale a DM, che poi è anche uguale a DE0, 0E, è uguale a che cosa? Se tutto questo link è B, questo è uguale a B mezzi naturalmente, quindi ho un B mezzi, giusto? E quindi ho tutte le proporzioni del meccanismo affine come derivato da quello di partenza. Per ottenere una traiettoria rettilinea approssimata, qualitativamente rappresentata lì in blu, noi abbiamo dimostrato queste formulette di progetto. Quindi queste le possiamo infilare qui dentro e ricavare in qualche modo le proporzioni del quadrilatero affine. In particolare, occhi qui ho un B mezzi, ma B è uguale a 5 mezzi di A. Quindi in effetti ho un 5 quarti di A, se esprimiamo tutto in funzione di A. Ok? Quindi a 0C la manovella è a mezzi e tutti gli altri link del quadrilatero affine hanno una lunghezza che è pari a 5 quarti di A. Quindi definito A, ho definito tutto. Va bene? Detto questo, noi possiamo andare ad applicare la regola di Grashof. Va bene? Allora, la regola di Grashof, vi ricordo che noi dobbiamo andare a considerare la somma delle lunghezze del lato più corto e quello più lungo e confrontarlo con la somma delle lunghezze delle altre due lunghezze del quadrilatero. Ok? S più L, short, long, no? Shortest e longest, quindi la più corta e la più lunga. La più corta è sicuramente CA0, quindi è uguale a mezzi. Quindi se io vado a calcolare separatamente S più L, S è uguale a mezzi, più la più lunga, beh, qui la più lunga in effetti sono in sostanza uguali, attenzione, perché abbiamo anche la lunghezza, ce ne manca una, scusate, perché devo indicare A con 0 e 0, quindi A con 0 e 0 in effetti è uguale ad A. Ok, quindi la più corta è a mezzi, la più lunga è 5 quarti di A. Quindi a mezzi più 5 quarti di A, va bene? E quindi questa è uguale, quindi 2 più 5, quindi uguale a 7 quarti di A, S più L. Poi abbiamo P più Q,
con riferimento alla regola di Grashof, che sarebbe la somma degli altri due. Va bene? La somma degli altri due, dove uno è A, sicuramente, e l'altro ha la stessa lunghezza, ci devo mettere A, la stessa lunghezza, quindi ho ancora una volta 5 quarti di A. Ok? E qui viene 9 quarti di A. Devo andare a confrontare questo termine con questo e mi accorgo subito che S più L è minore di P più Q, cioè ottengo un quadrilatero di Grashof. Va bene? Quindi ottengo un quadrilatero di Grashof e risulta essere, se vi ricordate, un manovella bilanciere quando il lato più corto è contiguo al telaio, ma il lato più corto è CA0 che è contiguo al telaio. Quindi abbiamo semplicemente verificato quanto già anticipato, verificato applicando la regola di Grashof, che otteniamo un quadrilatero manovella bilanciere. Quadrilatero di Grashof, manovella bilanciere. Questo è il risultato, diciamo, più interessante. Quindi nelle applicazioni pratiche, piuttosto, nella maggior parte dei casi, che utilizzare il quadrilatero a cavalletto, viene utilizzato il meccanismo di Chebyshev-Hukin, che presenta il grosso vantaggio di avere una manovella. Quindi ho una manovella bilanciere. Bene, allora andiamo ancora avanti con questa analisi. Andiamo a fare riferimento ad un altro quadrilatero che è generatore di traiettoria rettilinea approssimata. Questo si chiama il quadrilatero di Roberts. E anche qui possiamo fare delle altre considerazioni, sempre per il tramite del teorema di Roberts-Chebyshev, che sono molto utili nelle applicazioni. Quindi, quadrilatero di Roberts. Quadrato di Roberts, in effetti, ha la forma geometrica di un trapezio isoscele. Va bene? La forma di un trapezio isoscele, quindi, è ancora un quadrilatero simmetrico, che conviene rappresentare subito un asse di simmetria. Questo è A0, A, B, B0 e questo è il triangolo di BL, perché a me interessa in questo caso la traiettoria di questo punto M. Vedete, ha la forma di un trapezio isoscele A0, A, B, B0, però il punto tracciante si trova sull'asse di simmetria ma anche sulla congiungente A0, B0. Questo quadrilatero produce una traiettoria rettilinea approssimata abbastanza lunga, anche qui ci sono diverse applicazioni, abbastanza lunga, ed ha la caratteristica che la sua traiettoria passa per A0, B0. Cioè in tutto questo campo la traiettoria risulta rettilinea approssimata. Bene, voglio cogliere l'occasione per considerare un caso molto particolare che è strettamente connesso con quanto abbiamo detto questa mattina relativamente al teorema di Roberts-Chebyshev.
perché anche qui naturalmente possiamo andare a trovare i quadrilateri affini. Allora, come è fatto il triangolo dei perni? Il triangolo dei perni, qui devo prendere questo triangolo simile e riportarlo qui. Quindi il triangolo dei perni diventa qualcosa di questo genere. Quindi questa diventa la cerniera fissa e con zero. Va bene? Questa è la cerniera fissa e con zero. Se ora vado ad applicare la costruzione del teorema di Robert Chebyshev, quindi vado a fare la parallela a questa, per questo l'abbiamo già fatta, poi vado a fare quest'altra parallela, alla fine ottengo una figura di questo tipo. Il punto tracciante è sempre questo. E quindi ottengo i quadrilateri affini, quindi la traiettoria di questo punto rimane una traiettoria rettilinea approssimata che, come dicevo, arriva fino ai punti a 0 più 0. Allora, se vogliamo seguire passo dopo passo la costruzione, qui che cosa, anzi scusate, ve lo rifaccio qui, così abbiamo un riferimento diretto, quindi velocemente rifaccio questa figura. Quindi è 0 e F M C B A B a 0 e B 0. Questo è il nostro decalatero come riferimento. Allora, il triangolo dei perni lo abbiamo già individuato. In questa costruzione cosa facciamo? Andiamo a fare la parallela ad AM, AM questa, passante per A0, quindi sarebbe questa. Va bene? Dopodiché vado a tracciare la parallela ad A0 A per M. La parallela da 0A per M è questa, e ottengo per intersezione questo punto che corrisponde al punto C. Ci siamo? Ok. Dopodiché vado a costruire un triangolo simile a questo, a quello di Biella naturalmente, lo vado a costruire qui sopra, quindi questo sarebbe l'angolo alfa, questo è alfa e questo ancora è alfa, va bene, e quindi ottengo quest'altro punto che è il punto E, e poi ho E con 0. Quindi in altri termini, se quelle sono le proporzioni, quindi diciamo che qualitativamente possiamo ritenere che questi siano dei triangoli equilateri uguali tra di loro, un primo quadrilatero affine sarebbe questo. Eccolo qua. Va bene? Chiaramente il punto M coincide con quello di prima e traccia naturalmente la stessa traiettoria. E abbiamo un secondo quadrilatero affine che è tipo questo che ho evidenziato in rosso, però ribaltato dall'altra parte. Detto questo, volevo aggiungere delle ultime considerazioni, perché qui possiamo andare, in realtà anche prima, possiamo tracciare triangolo dei perni, che abbiamo già fatto, ma anche la circonferenza focale. Circonferenza focale, stavo guardando qui, in effetti qui anche
la circonferenza focale degenere qui, comunque rappresentata da questa retta. Ma ritorniamo al caso del quadrilatero di Roberts. Ritorniamo al caso del quadrilatero di Roberts e andiamo a tracciare questa circonferenza. Ecco, questa qui è la circonferenza focale che circoscrive il triangolo dei perni a 0, b0 e con 0. Va bene? La circonferenza focale, come messo in evidenza anche prima, rappresenta il luogo dei punti doppi. In particolare questo può essere verificato con il parallelogramma di Watt, come visto prima. Ecco, nel caso in cui noi abbiamo un quadrilatero di Roberts in cui questi tre triangoli sono uguali tra di loro, ma sono equilateri in particolare, cosa succede per un gioco di simmetrie? Che praticamente questi punti doppi diventano delle cuspidi, ok? Quindi non hanno più il fiocco come in questo caso, ma si riducono a delle cuspidi. E la cosa interessante che trova applicazioni pratiche in alcune macchine utensili, quindi stiamo parlando di questioni ingegneristiche legate alla progettazione dei meccanismi, alla progettazione delle macchine. Infatti, cosa accade? Noi sappiamo che la cuspide la troviamo nel centro di istantanea rotazione, ok? E questo infatti si verifica proprio nei tre perni del triangolo dei perni. Andiamo a vedere perché. Se io guardo questo quadrilatero rosso, va bene, che è affine a quello di Roberts di partenza, dove si trova il centro di istantanea rotazione? Se vado ad applicare il teorema di Charles o il teorema di Arnold-Kennedy, devo prendere questa normale, in questa configurazione qui, il centro di istantanea rotazione coincide con 0. Giusto? In questa configurazione il centro di istantanea rotazione naturalmente si trova qui sopra. In altri termini, quando questo quadrilatero si muove, c'è una configurazione, questo punto si sposta e quando arriva in questa configurazione qui, praticamente questo diventa centro di istantanea rotazione, cioè il punto doppio. Se lo facciamo muovere dall'altra parte, quando M arriva a coincidere con P con 0, si trova in una configurazione in cui quel punto è anche centro di istantanea rotazione. Quindi presenta una cuspide qui, e in un'altra configurazione, quando sta tutto giù, viene a coincidere anche con questo. Però forse non è così evidente, quindi proviamo a aggiungere qualche schedino
separatamente a questa figura. Questo è con 0, A. Ci siete? Cioè, la biella, dunque questo è il punto B. Questo punto si muove in questa maniera, questo si muove in questo modo, il triangolo di biella si mette in questa posizione perché M è andato a coincidere con A0. Ma se io vado ad applicare il teorema di Chasse, riesco anche a verificare che questo qui è B con 0. Ok? Se io vado oltre questa configurazione, qui si presenta una cuspide sul traietto. Naturalmente c'è una configurazione estrema dall'altra parte in cui il punto M arriva a coincidere con B con 0 e si verifica la stessa cosa perché B con 0 va a finire qui e quindi questo diventa un altro punto di cuspide. Ce n'è ancora un'altra, quindi questa non la rappresentiamo perché è semplicemente l'opposto di questa, ma ce n'è un'altra ancora che è la seguente. Cioè, se questo è A con 0, questo è B con 0, a un certo punto il quadrilatero di Roberts può trovarsi in questa configurazione. Questo è A con 0, questo è B, M è andata a finire sotto. Ci siete? Facendo muovere il quadrilatero, M va a finire sotto. Va a finire sotto per un gioco sempre di simmetria, perché stiamo considerando tre triangoli equilateri, M va a coincidere proprio con I con 0. Quindi qui coincide con A0, qui coincide con B0, qui coincide con E0, come vi avevo anticipato. Vedete nei tre perni A0, B0 e 0. Ma in tutte e tre queste configurazioni, non soltanto M coincide con A0, B0 e 0, in queste tre configurazioni io ho anche la coincidenza con il rispettivo centro di istantanea rotazione. Perché anche qui dove si trova il centro di istantanea rotazione? Questa la traiettoria fa così, questa fa così, e questo qui coincide con P con 0. Quindi ancora una volta coincide con E0. Ma siccome la circonferenza focale che circoscrive il triangolo dei perni è il luogo dei punti doppi, ma è anche in questo caso luogo dei tre rispettivi centri di istantanea rotazione, praticamente la traiettoria di M è molto particolare, perché traccia, seppure in maniera un po' approssimata, un triangolo equilatero. Noi abbiamo una traiettoria del punto di biella che è un triangolo equilatero, perché tocca tutti e tre i punti, i perni. E i perni dove sono localizzati? Rispetto ad un triangolo simile a quello di biella, che è un triangolo equilatero. Quindi è equilatero pure questo. In altre parole, la traiettoria che si ottiene è qualcosa di questo genere. Non sono naturalmente rettilinei, sempre perché stiamo parlando di un quadrilatero articolato, la curva di biella è una curva algebrica di sesto grado,
quindi al massimo possiamo avere 6 intersezioni con una retta, quindi sicuramente non sono tratti rettilinei, ma approssimano abbastanza bene tratti rettilinei. E se noi abbiamo un quadrilatero di Roberts con 3 triangoli equilateri, noi otteniamo come traiettoria un triangolo equilatero approssimato. E i vertici di questa traiettoria blu coincidono con i 3 vertici del triangolo dei perni. E questa è una cosa, penso, molto interessante, che trova applicazioni anche in alcune macchine utensili. Perché se noi nel punto M andiamo, per esempio, ad installare un utensile, tipo una fresa, immaginate qui di installare una fresa rotante, il movimento può essere dato tramite trasmissione a cinghia, insomma c'è un modo proprio di rotazione, noi possiamo guidare questo utensile mediante questo quadrilatero articolato e tracciare la sagoma con un meccanismo ad un grado di libertà, quindi con un solo motore, o anche a mano eventualmente, una sagoma che richiama un triangolo equilatero. Ok? Ci sono delle applicazioni pratiche interessanti.